Naturalmente si possono fare dei digiuni dorati, si può fare un digiuno di 24 ore di digiuno, cioè fare colazione e poi colazione il giorno dopo. Però non è che se devi lavorare tutto il giorno e correre di qua e di là, non è adatto, devi farlo quando sei in vacanza o quando non vai a lavorare. Oppure 36 ore di digiuno, cioè saltando anche la colazione. Nel seminario dei 21 giorni che facciamo alla mausolea, nella prima settimana un giorno si salta la cena. E la gente aveva paura di morire a saltare la cena. Ma come? Ma si può sopravvivere saltando la cena? Nella seconda settimana facciamo un digiuno di 24 ore, cioè saltiamo pranzo e cena. E nella terza settimana facciamo un digiuno di 36 ore, che saltiamo colazione, pranzo, cena. Ma perché? Perché mai dobbiamo infliggerci questa terribile punizione di non mangiare? In realtà non è proprio una grande punizione, perché si sta bene. Voi sapete come si dorme bene quando si è a digiuno? E la ragione è che quando ci mettiamo a digiuno, le nostre cellule consumano quel po' di zucchero che hanno dentro e poi dicono: ma com'è sta storia? Qua non c'è da mangiare. Tutti i nostri 50.000 miliardi di cellule si chiedono: cosa facciamo adesso? E allora dico: ma magari vediamo se c'è qualcosa dentro qua, dentro la cellula, qualcosa che non serve, che si può consumare. Magari ci sono dei depositi di proteine, magari ci sono degli organelli, dei mitocondri che non funzionano bene. Mangiamoceli. Si chiama autofagia, si attiva un processo che si chiama autofagia, che fa pulizia nelle nostre cellule. La cosa pare che sia particolarmente importante per le cellule del sistema nervoso, per le cellule nervose. Sapete, tutte le malattie neurodegenerative, l'Alzheimer, il Parkinson, la corea di Huntington, anche la SLA, sono tutte caratterizzate dal deposito di proteine all'interno delle cellule nervose, o anche fuori nell'Alzheimer, ma all'interno delle cellule nervose. Se noi ci mettiamo a digiuno, costringiamo le nostre cellule a fare pulizia. Ed è possibile che sia una buona prevenzione per l'Alzheimer e per il Parkinson. E ci sono sempre più dati che il nostro modo di mangiare influenza queste malattie neurodegenerative, che sono una delle disgrazie più terribili che possono capitare in una famiglia. Se i genitori si ammalano di Alzheimer ti rovinano la vita, perché devi occuparti di loro per anni e anni. È una malattia che non uccide. Anche il Parkinson diventa molto faticoso, grande sofferenza per il malato stesso di Parkinson, perché prima che diventi demente comunque è cosciente della sua invalidità grave. E cerchiamo di non ammalarci. Guardate, quando io dico giungiamo a morire sani, quando ne parlo i medici mi guardano strano, dicono: ma cosa dice questo qua? Tutti sanno che si muore di malattia. La classificazione internazionale delle cause di morte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità elenca migliaia di malattie che possono causare la morte e non c'è scritto da nessuna parte che uno muore di vecchiaia. E invece si può morire di vecchiaia. Sapete, le persone che hanno compiuto 100 anni sono molto più sane delle persone che hanno 70 anni. E si può, a un certo punto, chiamare i propri figli, i propri nipoti, salutarli e chiudere gli occhi. Quindi, beh, intanto, grazie. Quindi la cosa importante è proprio quella di prendersi cura, cercando di fare attenzione a quello che entra, a quello che mangiamo, praticare vari tipi di digiuno, come ha detto, quindi dalla cena a partire. Ma quando si fa un digiuno così prolungato? È prolungato. No, dico prolungato di 2-3 giorni, un po' più grande. Ci sono delle attenzioni? Sì. Allora, io ho digiunato, il digiuno più lungo che ho fatto sono stati di 10 giorni. Bevendo solo acqua. Bisogna bere abbondantemente quando si fa digiuno. Bere acqua, bere una tisana, niente di calorico, non i succhi di frutta. E
terzo giorno non è che fossi così contento, avevo nausea. Avevo nausea perché quando ti metti a digiuno, dopo due giorni non c'è più una traccia di zucchero nel corpo, hai bruciato tutto e allora cominci a bruciare i tuoi grassi. E quando cominci a consumare i tuoi grassi, metti in circolo anche tutte quelle porcherie che hai accumulato nei tuoi grassi durante la vita. Gran parte dei veleni dell'ambiente sono solubili nei grassi e stanno nei nostri grassi. Le donne ne eliminano un po' con il latte quando allattano e con il sangue mestruale. Bisogna allattarlo lo stesso, il primo bambino in particolare si prende una bella dose di veleni perché sono magari 20 anni, 30 anni di veleni accumulati nel corpo che l'organismo elimina con il latte. Quindi è una responsabilità anche questa. Una responsabilità di non mangiare veleni nei primi 20 anni, 30 anni di vita. E allora il terzo giorno io penso che sia quello, che mettevo in circolo dei veleni, avevo un po' di nausea, a partire dal quarto giorno stavo benissimo, perché quando si consumano i grassi si producono i cosiddetti corpi chetonici, sostanze simili all'acetone. Sapete, non so, chi va in montagna si è accorto probabilmente che quando hai camminato 10 ore, che hai consumato tutto il tuo zucchero e cominci a consumare i tuoi grassi, arrivi al rifugio che hai un fiato che puzza di acetone, proprio perché bruciando i grassi si produce. Ma questi corpi chetonici sono un nutrimento meraviglioso per le cellule nervose. Probabilmente il Padre Eterno sapeva che noi avremmo avuto poco da mangiare, dei momenti in cui non c'era da mangiare, non avrebbe mai immaginato che in metà del mondo c'era da mangiare tutti i giorni. Magari dovevi camminare 2, 3, 4 giorni prima di cacciare, prima di riuscire a trovare qualcosa da mangiare. E allora fatti in modo che il cervello funzionasse bene. E quindi, perché bruciando i corpi chetonici, il cervello è vigile, attento. Naturalmente, quando poi riprendi a mangiare, il primo giorno, solo brodo di verdure senza sale. Ma io non ho mai mangiato qualcosa così buono come un brodo di carota, cipolle e sedano. Era una cosa fantastica quel giorno. Certo, perché quindi ritornare a gustare il vero sapore alla fine, quindi l'attenzione anche nel momento. Il secondo giorno ho mangiato anche le verdure bollite, il terzo giorno ho ripreso. E poi normalmente ho ripreso a fare la cacca, perché quando digiuni poi non fai più la cacca. Quindi non è così spaventoso, anzi è qualcosa che ci può permettere di veramente liberare.